Benvenuti alla quarta puntata. Oggi racconteremo dei prodotti di mare straordinari. Una carrellata incredibile, pacca sassi, pesche della Val d'Aso, tonno sott'olio, fatto proprio qui all'interno del mio ristorante, ma con prodotto dell'Adriatico. Alici Adriatico, parliamo di marche anche in questo, una crema di mela. E non parliamo di una mela semplice, ma bensì di una mela dei Monti Sibillini con il basilico. Una ricetta fresca e molto, molto estiva. Guardate qua, inizieremo proprio con adagiare nel nostro piatto i paccasassi. Prendiamo questa erba spontanea, questa salicornia, la andiamo a mettere al centro del piatto. La potete trovare in tantissimi negozi qui della zona o la potete raccogliere, quando è periodo ovviamente, e lessare in acqua e aceto e poi sott'olio, classica conserva, barattolo conservato. Una volta aggiunto il paccasasso andremo a mettere la pesca, quindi un frutto, eccolo qua, proprio estivo. Taglieremo sottile sottile in questa maniera e una volta fatto ciò adageremo il tutto nel nostro piatto. Peschette, utilizzo le mani come se fossimo a casa. Guardate che bello. Due pesche che dà la nota fresca al nostro piatto. Guardate che meraviglia. Andremo ad aggiungere l'arancia candita. Un prodotto che possiamo reperire con facilità. Noi ogni tanto ce le prepariamo. Arancetta. Quindi una nota agrumata nel nostro piatto, ma non invasiva, perché andiamo a utilizzare un'arancia candita. E poi non può mancare assolutamente il tonno sott'olio, tonno dell'Adriatico, guardate che meraviglia. Un bel tocco, olio extravergine di oliva, delle belle lamelle. Prima cotto a vapore e poi conservato in olio extravergine d'oliva, leggermente aromatizzato con il rosmarino. E metteremo, guardate, che bello, sul nostro piatto questa insalatina da preparare in barca, da preparare, da portare al mare, perché no? Oppure a casa, velocemente. Non può mancare la nota sapida, quindi andremo ad aggiungere le alici lavorate solo ed esclusivamente con sale di Cervia, quindi una regione amica qui vicina, ma prettamente alici dell'Adriatico. E siamo quasi giunti al termine, guardate, un'insalatina che racconta l'estate, ma soprattutto i prodotti della nostra terra. Adagiamo ancora qualche acciuga e sarà proprio la parte sapida della ricetta. Non poteva mancare la nota dei Monti Sibillini, quel vento che arriva fino al Mar Adriatico e accompagna la Riviera del Conero. Beh, è una crema di mela dei Monti Sibillini aromatizzata al basilico. Andiamo ad adagiare nel nostro piatto. Faremo due piccole striscette. Eccole qua, guardate che belle. Il tutto accompagnato con una bolla. Beh sì, possiamo utilizzare la ricetta come entrata, un vero e proprio antipasto. Una bolla che racconta il territorio. Qui siamo con Madre Perla ed è un'edizione zero, incredibile, 2010, territorio, verdicchio, tanto, tanto, veramente amore nel poter preparare queste ricette. E ora continua il nostro viaggio.